Eccoci. Dopo dovremmo quasi esserci, abbiate pazienza, la connessione dovrebbe. Eccoci qua, Ecco. Davide. Oh, ben Ciao a tutti. trovato. Devo girare il telefono? Meglio Ma no, così? no, no, andavi meglio come No. prima, dai, meglio come prima, così almeno nessuno prende un travel gum da casa e non viene mal di Olè. stomaco a nessuno e mal di testa. Come stai? Tutto bene? Un po' annoiato, però bene, ma Sì, immagino che sì, sia sì, sì. la lamentela di tutti quanti. Esattamente, esattamente. D'altronde sono. Ecco, vedo che dovrebbe funzionare tutto. Gianluca Rossi mi ha mandato il messaggio del via libera ufficiale, quindi ci siamo. Una mezz'oretta insieme, poi ovviamente vediamo anche i saluti. Brunella, salutiamo. Qui arrivano tantissimi messaggi. Biondo uno di noi, insomma, e vabbè. Sono come Amadeus, sono ovunque, effettivamente è la terza diretta di oggi, poi per fortuna l'ultima. Ascolta Davide, ripercorriamo un po', ti abbiamo così tenuto per ultimo, ma non ovviamente per importanza, quanto in ordine cronologico. Oggi abbiamo dato spazio su Facebook alle due dirette abbiamo sentito Agostini, abbiamo sentito Hubner, abbiamo svariato con Ambrosini e Comandini. Tu sei invece l'unico tra tutti questi che può raccontarci anche la rinascita, naturalmente, perché hai partecipato lo scorso anno da calciatore quando temevi e pensavi di poter chiudere, invece hai ricominciato. Io parto però dall'inizio, riavvolgo il film, dal settore giovanile, allenatori, compagni, la classe 1983 in paradiso. Partiamo da lì, Davide, com'è cominciata? È cominciato prestissimo perché io ho iniziato dai pulcini, facendo tutte le squadre del settore giovanile, in una squadra che effettivamente era fortissima, perché noi 83 eravamo un'annata veramente forte, ma soprattutto eravamo un gruppo speciale, perché ci incontriamo spesso ancora adesso in tanti. Ed è stato un crescendo perché comunque da piccolo sicuramente era tutto un gioco e poi piano piano, grazie anche a tutti gli allenatori del settore giovanile, ho capito che il calcio poteva diventare a tutti gli effetti un mestiere e così è stato. Però è stato un percorso lungo ma molto piacevole che ricordo con grandissima intensità ancora adesso. Salutiamo la Rivi, ha scritto Pomodoro, ha scritto, Sì, l'hai ma visto? Sì. con Karim ci insultiamo spesso. So che è stato il suo compleanno 1 o 2 giorni fa, quindi ne approfitto per fargli gli auguri, non ci siamo sentiti. Esatto, 40 anni ben portati, esatto, Sì, sì. lui è nato vecchio, è uno di quelli nati vecchi, un po' come me, quindi vabbè. Ascolta, ti chiedo, dicevi super giovanile, quando hai capito che potevi farcela, comunque quando hai iniziato a capire che poteva cambiare qualcosa e che da gioco sarebbe poi diventato, non dico lavoro, però comunque l'occupazione di tutti i giorni. Ma è stata l'annata in cui facevo gli allievi nazionali. O Seba Fre, E tra l'altro, è un sì, altro grande personaggio, Seba è sì. un amico ed è un grande, tra l'altro, una delle persone piacevoli del calcio, se non altro per positività e trasporto. No, dicevo che l'annata degli allievi nazionali capitava spesso di fare l'amichevole del giovedì contro la prima squadra. Era una prima squadra che quell'anno aveva un po' di difficoltà e noi 83 eravamo forti, come dicevo prima, perché comunque oltre a me in squadra c'erano Bernacci, che comunque anche lui ha fatto una signora carriera, c'erano Ceccarelli. Filippo Antoniacci, Stefano Fattori, eravamo veramente una bella squadra e le abbiamo messe in difficoltà diverse volte. Poi si sa che i ragazzini il giovedì volano mentre i grandi nel giorno in cui sono più affaticati logicamente fanno fatica. Dopo l'hai capito a parti invertite qualche anno dopo. Sì. Sì, esatto, l'ho subito più che altro, soprattutto l'anno dell'Atalanta, dove le giovanili non scherzano. Il giovedì era un incubo e ci si inventavano anche gli infortuni pur di non fare amichevole con la Juve. E dopo 3-4 volte che facevamo questo test match del giovedì, mi hanno chiamato in prima squadra e per me è stata una situazione
stranissima, perché di solito sono i ragazzi della primavera che vengono chiamati in prima squadra. Io in quel senso ho fatto un doppio salto. Per me è stato un anno particolare, indimenticabile, ma strano, perché quando alla fine io ho passato un anno senza giocare praticamente né in prima squadra né in primavera, perché mi allenavo tutti i giorni, cosa che non faceva nessuno, perché quando non si allenava la prima squadra io mi allenavo o con gli allievi o con la primavera. Andavo in panchina con la prima squadra, ma non potevo giocare con le giovanili, perché non fosse mai che io mi potessi stancare o far male il giorno prima della gara dei grandi. Però quello è stato il momento in cui effettivamente ho capito che avevo una chance e dovevo sfruttarla. Qualcosa stava cambiando, insomma, qualcosa... Assolutamente sì. Poi, insomma, in una palestra di vita come il settore giovanile del Cesena, perché dicevamo, i classi 83 formidabili, eravate alcuni davvero che siete arrivati poi fino in fondo, ma ce ne sono poi stati tanti altri, no? In quel periodo lì erano gli anni d'oro, poi oggi abbiamo così ripercorso alcuni periodi, quelli di Ambrosini, quelli del Condor, no? Erano un po' i vostri punti di riferimento, ad esempio Ambrosini, no? Che ha 6-7 anni in più di te, poteva essere, visto anche il ruolo, no? Uno dei riferimenti. Sì, sicuramente. Poi, tra l'altro, la cosa bella del Cesena in quegli anni era che da parte dei ragazzi che riuscivano ad arrivare in prima squadra c'era una riconoscenza nei confronti degli allenatori talmente grande che appena potevano andavano a trovarli, a ringraziarli e quindi erano anche presenti per noi giovani. Ogni tanto li vedevamo a bordo campo che venivano a parlare con i nostri allenatori, c'era... Ambrosini l'ha fatto diverse volte, mi ricordo che lo faceva addirittura Seba Rossi quando c'era Fioravanti che allenava, quindi c'erano dei rapporti quelli fra giocatore e allenatore che andavano oltre al campo, perché veramente il settore giovanile del Cesena poi era anche, aveva un aspetto educativo che andava oltre al calcio. Certo. Eravamo tutti bimbi che poi sono diventati prima ragazzi e poi grazie certo. Anche a chi ci ha permesso di fare un certo percorso. Certo, ho visto anche il saluto di Antonelli, mi pare di aver... Sì, mi fa piacere, sono tutti ragazzi con cui mi sono trovato benissimo, non capita spesso di sentirci e alla fine anche queste piattaforme che io sfrutto poco... Ecco, tu sei l'anti-social, l'anti-cellulare, l'anti-tutto da questo punto di vista, no? Sì, però poi in un momento come questo ho scoperto che hanno anche queste cose un lato super positivo oggi... Non pensavo e si sta rivelando l'occasione per salutare un sacco di gente a cui ho voluto, voglio bene e che mi ricordo con un grandissimo sorriso. E quindi è un'occasione anche per fare questo per me, quindi vi ringrazio alla fine, non avrei mai pensato. Ecco, vedi, e ascolta, andiamo avanti con gli anni. L'ultima cosa sul settore giovanile che ti voglio chiedere è Gazzola, intanto, vedo lì. Biondella scrive, ti saluta. L'allenatore per eccellenza, poi gli anni difficilmente del settore... sì, me ne dirai uno, mi sa forse di più. Sono tanti, ma io tra l'altro l'ho sempre detto, ho avuto una fortuna particolare perché tantissimi dei miei allenatori erano ex giocatori che avevano giocato nel mio ruolo. E quindi per me è stata una doppia fortuna perché io sono stato allenato da Massimo Bonini, da Zuccheri, Zandoli magari no, però Iosic che comunque quel ruolo lo aveva fatto pur adattandosi. Quindi Piracini, Adriano... Adesso tu parli dei grandi centrocampisti, ci sono quelli un po' meno grandi, vedo Capellini qui che si è collegato tra l'altro. Esatto, poi dopo quelli, ci sono quelli meno forti. Tanta fortuna l'ho dovuta scontare giocando insieme a Cape. Esatto, no, perché è andata male. Scherzi. Sono tanti che ricordo molto volentieri. Quello con cui sono rimasto più legato perché probabilmente continuiamo a sentirci perché... aveva creato un rapporto con tutto il gruppo che era fortissimo, Piracini Stefano, perché con la testa è sempre rimasto giovane ed è sempre stato vicinissimo a noi e poi è stato comunque un allenatore che non ci ha mai
abbandonato negli anni successivi, nonostante lui comunque si sia sempre preso il dovere di formare ragazzi giovani, perché penso che sia portatissimo comunque Sì, ad sì, sì. Poi allenare ragazzini di una certa età. osservatore anche tra l'altro negli ultimi anni, insomma, grande conoscitore di calcio. Oh, andiamo all'estate della svolta, quella del 2001, no? L'ingresso ufficiale in prima squadra, il debutto Walter De Vecchi sulla panchina del Cesena, perché fu anche il mio, tra l'altro, primo anno da giornalista, quindi al seguito del Cesena, ormai sono 20 anni per entrambi, direi. Poi tu hai trascorso una stagione. Fu proprio un impatto devastante, no? Eri 20 kg in meno, mi ricordo quella famosa esultanza della foto sotto la curva contro il Cittadella, mi pare il primo gol, può darsi, al Manuzzi. E il primo gol del Manuzzi, sì, contro il Cittadella, se non mi sbaglio, vincemmo 4-1. Sì, esatto, con un pettorale, da bambino, Inesistente. inesistente, Sì, esatto, sì, sì, sì. secondo solo a Bernacchi, se non sbaglio, sì. Però non vorrei dire una cavolata, ma credo che il mio primo gol sia venuto nella mia seconda stagione in prima Ah, era la squadra. seconda con Iachini, hai Con ragione, bravo, Iachini, bravo. esatto. E l'annata di De Vecchi per me è stata un'annata fondamentale, però ripeto, il mister era uno di quegli allenatori che per me è stato importantissimo, perché alla fine in prima squadra mi ha voluto lui, mi trattava come se fossi già un giocatore, un adulto, quindi mi ha bastonato tantissimo, ma sapevo che lo faceva perché in me credeva tanto. E non mi dimenticherò mai le infinite ore a fine allenamento a fare tecnica o provare dei gesti. Però lui era uno di quegli allenatori che rimaneva sul campo fino alle 8 per far sì che i giovani potessero migliorare. Mi ricordo Certo. che con me comunque teneva anche Luca Ceccarelli, quindi è stata una gran bella annata, difficilissima perché Sì, anche negativa come risultati, perché poi quell'annata ci fu non è il cambio andata della come panchina. ci si aspettava. La squadra era una squadra fortissima che però probabilmente non aveva creato un gruppo che comunque non riusciva ad esprimersi come potenzialmente avrebbe potuto. E per me è stato difficile all'inizio perché mi trovavo a spogliarmi con dei giocatori che nella Serie C di quei tempi erano dei personaggi importanti, spostavano gli equilibri e mi ricordo che quell'anno mi diedero una grandissima mano alla fine i ragazzi che erano cresciuti nel settore giovanile del Cesena, quindi Andrea Fiumana, ma lo stesso Alessandro Bianchi, per me quell'anno fu fondamentale Certo. perché aveva capito benissimo quelle che erano le mie difficoltà, quelle che erano le mie paure, i miei timori, perché ero stato catapultato da un momento all'altro in una situazione come quella e mi presero di fianco loro nello spogliatoio e da loro mi arrivò veramente una grande mano, un Certo. grande Dicevo il gol con il Cittadella perché la vera stagione, diciamo, quella più bella, no? Se vogliamo, anche per la squadra, poi fu quella proprio con Beppe Iachini. Una stagione per certi versi memorabile, poi purtroppo terminò nel modo più beffardo. Ripensando a quello spareggio famoso di Pisa, tutto quello che successe, fu il primo spartiacque della carriera. Poi tu, il tuo passaggio avvenne comunque perché tu te ne salutasti, insomma, a Cesena per il passaggio a Vicenza, no? Però ecco, quell'anno lì con Iachini, anche lui era alle primissime armi, poi è arrivato in Serie A. Quell'anno è stato un anno bellissimo, difficile perché si ripartiva da zero dopo un'annata come quella Deludente. che abbiamo raccontato prima, e con delle regole folli perché se non mi sbaglio a inizio anno si era partiti che dovevano giocare obbligatoriamente due under 20 se non mi sbaglio, comunque quella era una squadra che era completamente nuova ed imbottita di giovani, giovani forti perché alla fine abbiamo dimostrato di essere giovani che si meritavano di giocare, non erano lì per una regola, perché c'erano Michele Ferri, c'era Scardino, c'era Roberto Vitiello.
Da lì, secondo me, è partita la costruzione di quel Cesena che poi l'anno successivo con Castori è riuscito a fare il salto di categoria. Però quell'annata è stata un'annata fantastica perché si è ricreato un entusiasmo con i tifosi che l'anno prima assolutamente non c'era. Un coinvolgimento incredibile. Io mi ricordo per un ragazzo giovane come me la partita di ritorno dei playoff contro il Pisa, lo stadio era qualcosa di Sì, clamoroso. faceva paura, lo stadio faceva paura, effettivamente indimenticabile. Poi ricordo il vostro tributo con lo striscione, se non sbaglio, no, verso i tifosi per ringraziare, perché fu davvero. Avevate Quelli sono ricreato l'amore. stati i 10 giorni più intensi della mia carriera calcistica a quei livelli, perché comunque si arrivava da una partita di andata dove era successo tutto quel casino con quel tifoso che era entrato in campo e noi che eravamo andati a difendere i nostri colori. C'era tutta l'Italia a livello di tifoserie che aveva mandato non so quanti messaggi facendoci onore perché come squadra avevamo Certo. difeso i nostri colori, ma comunque la tensione si era alzata logicamente all'inverosimile. In più c'era stato dato contro quel rigore che si E era ancora dimostrato oggi. essere inesistente e oltretutto si giocava contro una squadra che era forte perché era una squadra forte che si portava dietro anche tantissimi tifosi, quindi lo stadio quel giorno è stato clamoroso. Perché la risposta di Cesena è stata strepitosa, ma anche da Pisa sono arrivati un sacco di Certo. tifosi. Quindi per un ragazzino di 21 anni quella è un'esperienza significativa. Certo. Ti chiedo, tu del Cesena hai fatto il calciatore, ma hai fatto e fai e farai sempre il tifoso. L'anno successivo parlavamo di Castori. Io ricordo ancora perché ci sono le foto comunale a Lumezzane con la tua bella felpa, anche lì giovanissimo. Quello che pomeriggio è stato, forse da tifoso il più bello. Da tifoso, forse lì è l'unico episodio di vittoria di un campionato, comunque di raggiungimento di un obiettivo in cui non ho invidiato chi era in campo perché è successo un casino infernale e non oso immaginare che cosa possano aver provato i ragazzi in campo. Però da tifoso è stata una liberazione perché quella era una squadra che ha cercato veramente in tutti i modi di ottenere quella promozione e per me era l'occasione di rimanere vicino alla mia squadra del cuore, nonostante fosse andata a giocare in un'altra categoria e poi quello è stato veramente un passaggio significativo a livello Certo. societario perché poi il Cesena è rimasto in quelle categorie superiori per tanti anni, quindi è stato proprio un abbandonare la Certo. Serie C per tanto tanto tempo. Certo. La nostra amica Brunella fa notare anche Piacenza, ovviamente, però lì magari forse meno pathos sul campo con gli occhi, più pathos invece per quanto riguardava la radiolina, le orecchie, perché lì dovevano arrivare Quello poi le notizie. sì, anche se la trasferta più bella è sempre stata e rimarrà sempre quella degli scooter a Rimini, pur essendo una partita che contava meno, però lì è stato uno di quegli eventi in cui Cesena si è dimostrata unica a livello di Certo. tifoseria. Cioè, a proposito di vecchie glorie, salutiamo anche Enrico Fantini che vedo che ci sta vedendo, così accontentiamo anche lui, così del clan Capellini. Ecco, quelle da tifoso, io arrivo però al Manuzzi, porto avanti di qualche altro anno. 18 novembre 2009, una data che non dice nulla al tifoso del Cesena, probabilmente, proprio perché il Cesena quel giorno non giocò al Manuzzi, però il Manuzzi era pieno, era occupato. Da tanti tifosi della nazionale in quel caso. Che serata è stata quella, Davide? Se non sbaglio, la seconda presenza, perché avevi giocato Sì, anche qualche giorno prima, ma la prima è poi unica da titolare, no? Parliamo ovviamente della partita con l'Italia. è stato uno di quei regali che capitano una volta nella vita perché è una coincidenza unica che
erano due test match della, della nazionale. Io sinceramente arrivavo da 2 o 3 anni a Cagliari in cui avevo fatto veramente molto molto bene, però c'erano dei giocatori in quelle nazionali che erano veramente fortissimi, e per arrivare a, ad essere convocati e bisognava veramente andare, andare forte. E mi ricordo che prima dei mondiali si fece male Gattuso e probabilmente il mister Lippi cercava un possibile sostituto. È arrivata la chiamata, ed è arrivata la chiamata proprio quando il Cesena doveva, quando la nazionale doveva giocare a Cesena. Cioè, ci hai creduto? Ci hai mai, cioè, in Sudafrica di poter andare? Ma io ci ho sperato e comunque non mi sono fatto condizionare, nel senso che stavamo passando degli anni a Cagliari veramente molto belli, andavamo fortissimo, era una squadra che giocava ad occhi chiusi e quindi non mi è cambiato niente a livello emotivo domenica alla domenica, però ci speravo, anche se devo dire che il mister Lippi è sempre stato molto onesto con me. Mi ricordo che abbiamo fatto il viaggio d'andata per arrivare a Roma alla Borghesiana insieme, abbiamo parlato per 3-4 ore perché eravamo in treno nella stessa carrozza e mi ha detto: Davide, guarda, sto cercando di completare il gruppo per andare ai mondiali, però in quel ruolo, per quello che mi può dare, se Gattuso recupera anche il 60 o 70%, io lo porto con me. Ma ecco, penso, certo, che fosse la cosa più logica e più sensata del mondo, perché poi si parlava di un giocatore che era fortissimo, ma che soprattutto contava tantissimo all'interno di un gruppo. Quindi mi è servito a vivere bene quell'esperienza, anche questo confronto che sono riuscito ad avere con il mister Lippi all'inizio di quei 15 giorni che sono stati indimenticabili. Certo, ricordo le parrucche rosse in Curva Mare dei tuoi amici, ti ricordi, no? Parrucche rosse, miei amici, e addirittura mio fratello che, senza dirmi niente, è tornato dall'Australia, non lo vedevo da 2 anni e mezzo, è stato in Italia 4 giorni, penso che abbia fatto più ore di fuso che qua in Italia, però a dimostrazione del fatto che è stato un momento irripetibile a livello mio personale, ma anche per la mia famiglia, anche per i miei amici, per tutte quelle persone che mi sono sempre state vicine. Cagliari è stata l'esperienza più bella in Serie A, oppure c'è Sassuolo? Cagliari sono quasi 200 partite, Sassuolo quasi 100, poi in mezzo ci sono Genoa e Atalanta. Cosa scegliamo? Scelgo tutto, a partire anche dalla regina, perché sono state tutte esperienze che mi sono servite tanto e che mi hanno dato tanto. E se guardo indietro, a volte mi accorgo che avrei potuto fare qualcosina di più, però poi devo tener conto dell'età che avevo e del percorso che dovevo fare, e quindi sono contentissimo di come sia andata. Però io veramente sono stato super fortunato nelle scelte che ho fatto, perché mi sono trovato benissimo dappertutto e perché in ogni situazione in cui sono andato ho vissuto comunque un periodo che era particolare per quella società. Quindi sono veramente molto fiero delle scelte che ho fatto e contento del mio percorso, e soprattutto contento di quelle 3-4 volte in cui magari ho rifiutato di fare quel saltino in più in avanti. Quale poteva essere il saltino in più? Ma ci sono state delle occasioni in cui ho avuto dei contatti con la Lazio, con la Fiorentina, però erano squadre che non, dove avrei probabilmente fatto fatica a giocare, mentre io sono sempre stato uno che voleva giocare a tutti i costi. Perché mi serve giocare, voglio essere coinvolto e quindi ho preferito magari evitare di fare quel saltino in più, perché sapevo che a livello mediatico, sì, a livello di società, probabilmente sarebbe stata un'esperienza un gradino più in alto, però non mi avrebbe gratificato come poi mi ha gratificato invece vivere
in maniera molto più coinvolta le esperienze che ho vissuto. Ti posso chiedere il rimpianto, cioè immagino uno in carriera, cioè, oppure una cosa che magari non rifaresti, ti sei pentito di qualcosa? Ma non c'è un episodio clamoroso, un pentimento, perché io di errori ne ho fatti sicuramente, come hanno fatto tutti, però sono stati tutti errori che mi sono serviti e che non ho fatto né per cattiveria né per mancanza di professionalità, ma sono stati veramente errori dettati dalla situazione o comunque dalla mia età, dalla mia inesperienza e quindi sono veramente contento. L'unica cosa che forse mi sento di dire è che l'anno all'Atalanta avrei potuto dare qualcosa di più. Però è vero che mi sono trovato in una situazione in cui mi era stato promesso di giocare dall'allenatore con un determinato modulo e invece poi non siamo mai riusciti a giocare in quella maniera. Mi sono dovuto adattare in un ruolo che non sentivo completamente mio e lì probabilmente ammetto che qualche freno a livello di entusiasmo l'ho avuto. E quindi tornando indietro probabilmente qualcosina in più l'avrei potuto fare. Il Biondini del 2009 che va in nazionale, quindi si presuppone il miglior Biondini, no? della carriera. Dove lo vedresti bene oggi? Cioè in quale squadra di oggi? In quale centrocampo? In quale modulo? Con quale allenatore? Con quale allenatore avresti voluto lavorare eventualmente? Allenatore si apre un capitolo infinito per me, perché in 5 anni e mezzo a Cagliari penso di averne cambiati una ventina, e quindi nel bene e nel male, perché adesso lo racconto in maniera positiva, perché sono stati comunque tutte occasioni per conoscere persone che mi hanno aiutato nel mio percorso formativo, però l'allenatore con cui ho avuto un feeling particolare, gli allenatori sono stati due. Allegri e Iachini. Ecco lì qua, tra l'altro li segnala il nostro amico da casa, poi mette anche Mazzarri, quindi tu scegli i primi due. Ma Mazzarri è stato fondamentale per me perché è stato l'allenatore che ha creduto in me nel primo anno di Serie A, un allenatore che è stato sincero con me nella maniera più assoluta, perché quando sono arrivato, tra l'altro sono arrivato in una squadra che secondo me era molto forte, testimonianza del fatto che in quegli anni la Serie A era un campionato che era super competitivo, e mi ha semplicemente detto: sei un giovane che abbiamo voluto, prima di te ci sono 14-15 giocatori sui quali io so di poter contare in una determinata maniera, a te aspetta di farti trovare pronto quando avrai le tue occasioni. Però è stato di parola, perché dopo le prime 5 partite in cui avevamo perso, avevamo 0 punti, penso che fossimo solo noi e il Treviso quell'anno ad avere 0 punti dopo 5 partite, il mister mi ha dato la possibilità di giocare, abbiamo vinto contro il Lecce, contro una diretta avversaria, e da lì poi mi ha fatto giocare 27 partite il mio primo anno di Serie A, quindi è stato onestissimo con me. Poi ci sono Iachini e Allegri, dicevi, che insomma sono i due più... Iachini perché ha creduto in me sempre, mi ha permesso di fare il salto dalla Serie C alla Serie B appena lui ne ha avuto la possibilità, e forse lui in me si rivedeva un pochino per certe caratteristiche, comunque mi ha sempre voluto un bene particolare, e sono contentissimo che il destino mi abbia permesso di rimettermi in pari con lui, dedicandomi veramente alla causa al 1000% l'ultimo mio anno al Sassuolo, quando lui è arrivato in una situazione che era un po' difficile. Ecco, lì sono stato veramente contento. Lì è stato uno di quei cerchi che si è chiuso, perché ho avuto la possibilità di ridargli tutto quello che mi aveva dato lui da giovane. Certo. Allora, prima di parlare per qualche minuto dell'ultima esperienza con il Cesena, ovviamente la più emozionante, penso, per tantissimi motivi, anche poi la più recente, c'è un amico nel mondo del calcio, tantissimi ex compagni, io vedo che in tanti qui ci hanno seguito, anche del Grosso, ho visto che salutava prima, però l'amico per eccellenza nel mondo del calcio, il compagno, l'ex compagno, chi è e perché anche?
C'è il gruppo di Cagliari che eravamo 5-6 e ci sentiamo quasi quotidianamente anche adesso, perché dopo 10-12 anni abbiamo una chat che va avanti con un'ignoranza incredibile. Ecco, quei 5-6 di quella chat siamo legati veramente in maniera profondissima. Uno è Del Grosso, è uno di quelli. Poi un ragazzo col quale ho un'altra madre, visto che ha scritto appena adesso suo fratello. E un altro ragazzo con cui ho un rapporto particolare, anche se ci sentiamo abbastanza poco, ma ci vogliamo un bene dell'anima, è Roberto Vitiello. Abbiamo Ah. condiviso i nostri primi 2 anni, uno al Cesena, Certo. anche a Vicenza. A Vicenza addirittura abbiamo vissuto in casa insieme per 2 anni. Ci segnò anche da ex, tra l'altro. Esatto, e quindi con lui c'è un rapporto fortissimo, anche se ci sentiamo relativamente poco. E in ogni squadra ho lasciato qualche seme o mi sono portato via qualche piantina. E sono rapporti belli perché comunque, soprattutto adesso che non gioco più, sono molto più lucido e riesco anche a percepire meglio quelle che sono le personalità dei ragazzi, e hai la certezza che tutto sia sincero, e veramente fra me e tanti di loro non è cambiato niente, quindi vuol dire che Certo. eravamo stati veramente bravi anche mentre giocavamo. Certo, ecco, a proposito di gruppi sani, uniti, compatti e di amici, credo, beh, lo scorso anno avete costruito per la ripartenza del Cesena dall'AD, dopo quell'estate inimitabile per te, difficile da un certo punto di vista perché arriva il fallimento dell'amato Cesena, ma poi la voglia di smettere, sempre raccontato, e di ricominciare solo perché aveva chiamato appunto il Cesena. Oh, quel gruppo lì, che cosa rappresenta nella tua carriera e l'esperienza dello scorso anno? Quel gruppo lì è stato il regalo più bello che mi potesse capitare nel momento in cui io ho accettato di giocare un anno in più per il Cesena. Perché se non ci fosse stato un gruppo del genere, veramente per la situazione mentale in cui ero, in cui avevo veramente deciso di far basta perché sentivo che era il momento giusto. Mi sarebbe tutto pesato troppo, probabilmente troppo. E invece è stato veramente una grandissima figata andare al campo tutti i giorni l'anno scorso. È probabilmente una situazione che si è presentata solo ed esclusivamente perché eravamo anche in quella categoria lì. E quindi ci potevamo permettere certi personaggi, ci potevamo permettere certi errori, ci potevamo permettere anche di avere un po' di leggerezza in più, perché comunque li ho capiti molto bene i ragazzi dell'anno scorso, in determinate situazioni rischiavano veramente di rimanere schiacciate da delle responsabilità, da delle pressioni che in quel mondo, in quella categoria, veramente non esistono da nessuna parte. Poi siete stati bravi proprio a coinvolgere anche la gente, tu sei stato un po' il capopopolo sul campo, ma tanti altri ragazzi, cioè bravissimo anche Angelini da questo punto di vista, no? Perché poi nella gestione è stato impeccabile. Il mister è stato fondamentale, primo perché ci faceva star bene insieme, secondo perché ci faceva divertire negli allenamenti pur facendoci lavorare tanto e faticare, e poi perché è riuscito insieme alle altre persone che conoscevano la piazza a far capire che quello che la gente si aspettava da noi era solo una cosa, cioè quello di mettercela tutta. E senza avere tante seghe mentali o senza pensare a nient'altro, penso che la cosa più bella che si sentisse l'anno scorso era che tutta la gente era consapevole del fatto che, indipendentemente da come poteva andare la partita, si aveva la certezza che quella squadra in campo aveva dato tutto. E quindi anche i nostri limiti, che per carità erano infiniti, ma che appartenevano a quella categoria lì, venivano
accettati con una leggerezza e con una serenità che già da quest'anno, ecco, purtroppo non ci sono più. Salutiamo anche Michele Benedetti, esempio positivo per tutti i giovani che iniziano a fare questo sport. Scrive di te, Davide, figlio del grande Corrado, al quale mandiamo certamente un grande bacio. E ecco qua, Gianni Ricciardo, guarda un po'. Ciao, eccolo Gianni. Numero uno, lo saluto anch'io, insomma uno dei grandi uomini copertina. Ma un ragazzo eccezionale poi, come tutti gli altri, ma veramente li ricordo tutti con un grandissimo entusiasmo. Tra l'altro ci sentiamo spessissimo perché abbiamo una chat. Sì, anche lì la chat, magari non come quella di Cagliari, ma regalava parecchio, ho saputo. Sì, il livello di ignoranza era abbastanza alto. Poi tra l'altro abbiamo fatto l'ultimo passo, abbiamo inserito anche lo staff tecnico nella chat dello spogliatoio, quindi adesso è veramente valida qualsiasi cosa. Ma devo dire che anche il mister Angelini spara delle belle bombe ogni tanto. Esatto, chi lo conosce magari non tanto, lo vede solo in panchina, spesso gli veniva, no, il contestato, il discorso di essere un pochino molto sereno, tranquillo, posato. Però poi fuori, a riflettori spenti, è un bel... No, ma il mister al di là della carriera d'allenatore, sì. Che ha le idee molto chiare, poi ognuno ha il suo modo di far arrivare i suoi messaggi, chi è più irruento, chi invece è un'acqua cheta, però quando doveva scavare sapeva bene come fare, anzi il mister è un allenatore con la maiuscola. Ti chiedo le ultime due cose, Davide. La prima, Cesena Castelfidardo, una partita che probabilmente tra qualche anno non vorrà più dire nulla e non è certo stata la partita copertina, magari neanche del campionato scorso, perché ce ne sono state di molto più belle, molto più intense, no, indiscutibilmente. Però è stata la partita che ha chiuso, che ha visto calare il sipario, no? Lo striscione, il momento degli abbracci praticamente di tutta la squadra, insomma, mi racconti lì quello che hai vissuto, le lacrime anche, lo possiamo dire, sì, perché eri... Io avanti con i lavori. Pianti in campo, né dalla disperazione né dalla troppa felicità, se non in quel momento lì, ma perché ero contento di come si stava chiudendo tutto quel percorso. È vero che dopo una settimana si aspettava la partita più importante del campionato, perché dovevamo andare a vincere a Giulianova. Però per l'ennesima volta mi sono sentito veramente molto fortunato, perché abbiamo giocato in casa con la speranza di poter chiudere lì il campionato, quindi probabilmente ho avuto anche la possibilità di ringraziare e di salutare molta più gente piuttosto che in un'altra partita, perché in tanti erano venuti anche sperando di poter festeggiare in casa. Quella è stata per me l'ennesima fortuna. E poi tutto quello che è successo è qualcosa di meraviglioso, ma io non sono sincero, non me l'aspettavo, ma quando lo dico è perché il mio rapporto con i tifosi a Cesena è sempre stato molto, molto forte, molto diretto, io sono anche molto coinvolto, quindi non c'era bisogno di tutto questo, perché so bene quello che la gente pensa di me, loro sanno altrettanto bene quello che penso di loro, e quello è stato veramente un di più, un'emozione forte. Certo. L'altra domanda che ti faccio riguarda il futuro, cioè adesso cosa farai da grande? Vabbè, il babbo sicuro. Quello lì, per forza, penso abbiate sentito anche qualche... Esatto, abbiamo sentito l'accompagnamento musicale, l'abbiamo sentito. Al di là di quello? Al di là di questo... Mi sto impegnando sempre di più, anche perché il tempo è maggiore in AIC, con l'Associazione Italiana Calciatori. Tra l'altro ho dato la mia disponibilità ad essere più coinvolto in un momento storico che non poteva essere dei peggiori, perché c'è da risolvere un problema dopo l'altro dovuto a questa crisi, dovuto a questa situazione di difficoltà. E mi piace molto, quindi spero che possa evolversi questo percorso, possa andare avanti,
Però per il momento sono molto tranquillo, sto bene così. Il campo non mi manca per niente, sono sincero. Quindi fare l'allenatore non è una cosa che ti... No, non ci ho mai pensato, sinceramente. Perché una delle cose che mi pesava di più della carriera del calciatore era l'essere sempre in giro e spostare la mia famiglia. Cioè, è stata una cosa che mi è piaciuta tantissimo fino a un certo punto, perché ho conosciuto tanta gente nuova, mi sono misurato in tante situazioni, in tante città che mi sono piaciute tantissimo, dei ricordi fantastici e sono stato bene ovunque, mi è servito, penso che mi abbia arricchito come esperienza. Però ricominciare a spostare la mia famiglia quando le bimbe iniziavano ad essere grandi, per ricominciare a fare una carriera che non sentivo del tutto mia, non me la sono sentita. Diciamo che non ho avuto questa attrazione fatale per il ruolo. E quindi il campo non mi manca, sono sincero. Certo. Ti lascio la sigla di chiusura sulla torta per gli 80 anni. Quale partita del Cesena mettiamo al posto delle candeline? Poi ci salutiamo. Ce ne sono tante. Adesso come adesso però mi verrebbe da dire la vittoria in casa contro il Rimini con il gol di Confa allo scadere, così mandiamo un abbraccione anche a Confa e Confa, Cavalli. esatto, a Simone e a tutti quei ragazzi. Penso che quel boato del Manuzzi abbia raggiunto livelli veramente altissimi. E Vero. quindi penso che quella sia una delle partite da ricordare. Bene, bene, bene. Bene, Davide, è stato un grande piacere, ovviamente un grande in bocca al lupo anche per il nuovo Grazie. incarico, proprio perché Grazie a voi. il periodo non è proprio dei migliori e si comincia adesso, vedremo quello che accadrà, insomma, nelle prossime settimane. Buon lavoro, Davide, salutiamo anche tutti gli amici a casa che hanno scritto. Grazie mille, ciao a tutti, grazie a Ciao. voi. Ciao Davide, grazie, Ciao, grazie a tutti grazie voi ancora. all'ascolto, agli ex compagni di Davide, ex giocatori del Cesena, tifosi e non solo. È stata una giornata bellissima, intensa, insomma, gli 88, 80 anni del Cesena ci hanno tenuto compagnia da questa mattina fino ad oggi. Io ringrazio voi che siete stati con noi, ringrazio come sempre per la parte tecnica Gianluca Rossi e speriamo, insomma, di vederci al più presto in campo. Grazie, ciao 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 ciao.